Caro, buongiorno! Non sei andato, lo sai, un clima così un bello, caro! No, ma io sono un po' acciaccatello, non, l'aria è comunque natalizia per me. Per un barbiere di qualità, di qualità! Ah, ma che gioia! Sotto questo sapone c'è Tonino Scala, indipendente di sinistra! Come sta? Benino, potrebbe andare molto meglio, non solo per me, ma anche per la nostra città. Ho letto che molta gente sta depressa, che Napoli sta divenendo addirittura la capitale della depressione. Non per il tenore di vita. Oh, che bello! Buongiorno, scusi. So che Napoli si dice stia divenendo la capitale della depressione. La città, praticamente le persone qui non ce la fanno più, sono sommerse dall'immondizia, dalla criminalità. Lei è sempre presidente di quell'associazione contro la camorra? No, più che associazione, sono presidente dell'osservatorio regionale anticamorra, però circa la questione della depressione, pensa che... L'osservatorio sulla camorra è quello risalente ai tempi di Amato Lamberti? No, quella è un'associazione privata, l'osservatorio anticamorra invece è una commissione della regione Campania, istituita in questa legislatura. Quanto alla questione della depressione, io sinceramente non penso che il napoletano possa essere depresso, perché si è depressi quando c'è poco da fare, mentre invece Napoli è una città molto frenetica, anzi forse troppo frenetica. Lo diceva anche Goethe, cioè quando praticamente Hegel parlò di Lazzari, come questa, nella filosofia del diritto, parlò di questa civiltà napoletana formata da Lazzari, che era gente insomma ai limiti del vivibile, che viveva ai limiti del vivibile, e lui disse invece no, non è vero che ci sono delle persone che non vogliono fare nulla, perché a Napoli sono tutti indaffarati. E Napoli ha sempre attratto gli stranieri per queste cose, per questa sua vivibilità. Quando Esquifano denotava come non esistesse, come se fosse la città con meno casi di suicidio del napoletano, però questo mal di vivere, questo senso di lui si sta un po' espandendo, non lo so. Ma io per il mio agire politico penso sempre che i Lazzari dovrebbero tentare di aiutare la politica, perché la maggior parte delle scelte si fanno se io c'è per un popolo che comunque politici, sostiene, appunto. Ma infatti Lazzari, io voglio riprendere un altro, più che Goethe, io voglio riprendere diciamo un artista moderno, un poeta moderno, Pino Daniele, diceva. Ah, quello là che ha fatto quella canzone facendo una passaggia parlando un pazzolino, sì, come no, quello è modernissimo. Diciamo che la politica ha bisogno di essere pungolata da parte del popolo, questo per fortuna in quest'ultimo periodo sta accadendo in questa regione, perché gran parte delle scelte le istituzioni le fanno quando c'è qualcuno che comunque le sollecita, perché uno dei drammi che sta vivendo la politica oggi è l'autoreferenzialità, cioè purtroppo non esistono più i partiti politici così come strutturati negli anni 80, negli anni 70, oggi purtroppo un partito non rappresenta più interessi diffusi, sono diventate dei veri e propri comitati, ma guardi, di piccoli interessi. Ma guardi, più che dei veri e propri comitati partiti, ma anche gli uomini di partito, ogni uomo sembra un partito a sé stante. Per un barbiere di qualità, di qualità. Però penso che prima di andare dovresti togliere almeno l'asciugamano. Complimenti per la cravatta. Me lo dicono sempre. È una cravatta bellissima. Me lo dicono sempre. E ti fa va. L'ho presa là. Ciao. Arrivederci, è stato un piacerone. Ciao.